Curiosoni del web, ben ritrovati! Anche oggi ci aspettano tante notizie che non vi aspettereste mai, ma che sono realmente accadute. Se volete saperne di più, mettetevi comodi, rilassatevi e buona visione! Un gruppo di studiosi dell'Università di Cambridge, guidato da Josie Hiss, ha realizzato con una stampante 3D la prima mano robotica. Pensate che è in grado di eseguire al pianoforte semplici brani musicali con movimento del polso. Ovviamente siamo ancora lontani dall'imitazione delle mani di un essere umano. La mano è formata da materiali rigidi e morbidi che replicano ossa e legamenti di una mano umana, senza muscoli e tendini, sfruttando un tipo di movimento passivo nel quale le dita non possono muoversi in modo autonomo. Il robot è riuscito ad imitare diversi modi di suonare il piano. Questo metodo è basato sul movimento meccanico che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono costruiti i robot. Immaginate di trovarvi in una foresta del Brasile, tra alberi altissimi e la meravigliosa fauna selvatica di quel luogo. E ad un certo punto, mentre passeggiate, vedete il corpo di una balena. Ebbene sì, è stata trovata senza vita nell'isola di Marajó, una balena nel cuore della foresta. L'esemplare di cui stiamo parlando è un cucciolo di megattera lungo 11 metri e largo 6. Non è ancora chiaro come il cetaceo sia arrivato lì, ma secondo l'ipotesi più probabile la balena sarebbe risalita verso il rio delle Amazzoni per poi morire nel cuore della foresta. Gli esperti stanno facendo l'autopsia sui resti dell'animale per capire come abbia fatto ad arrivare in quel luogo così lontano dalle acque dell'oceano. Si tratta di un comportamento molto anomalo, considerando anche il periodo invernale. Soluzione a dir poco insolita quella trovata a Maisky, una città della Russia siberiana, dove la neve viene dipinta di bianco per nascondere il colore nero delle polveri di carbone provenienti dalle cave vicine. Una soluzione che non solo non ha nascosto il problema ai genitori che portano i figli al parco, ma ha dato risonanza planetaria al problema dell'inquinamento della città. I media russi hanno iniziato a parlare della neve dipinta a Maisky, dopo che una donna che vive in città ha pubblicato il video su YouTube, che stiamo vedendo. Una volta che la notizia è stata diffusa, il sindaco di Maisky non ha avuto altra scelta che scusarsi con i concittadini, rimproverando i dipendenti comunali per la loro soluzione troppo creativa. In Uganda, una donna di nome Mariam Nabatanzi, nel corso della sua vita, ha dato alla luce ben 44 bambini. Proprio per questo viene considerata la donna più fertile del mondo. Dei 44 bambini che ha partorito, 38 sono ancora vivi e la maggior parte di loro vive nella casa di famiglia. Come se non bastasse, Mariam è una madre single che però, nonostante le difficoltà, riesce in qualche modo a sfamare tutti i suoi figli. Secondo il dottor Gigundu, ginecologo del Mulago Hospital di Kampala, la causa dell'estrema fertilità di Mariam sarebbe genetica, che provocherebbe alla donna l'iperovulazione, aumentando in modo significativo la possibilità di avere gemelli. Se questa puntata di Curiosando vi è piaciuta e volete seguire i nostri nuovi video, potete mettere un semplice mi piace sulla nostra pagina Facebook di Rete Video e seguirci sempre. L'indirizzo lo potete vedere qui sotto in sovrimpressione. Alla prossima puntata e grazie di cuore!